Hanno intascato il reddito di cittadinanza senza averne diritto. 19 persone sono state denunciate dai carabinieri di Prato al termine di un'attività investigativa finalizzata a rintracciare e a verificare le posizioni dei titolari del beneficio. Tutti sono accusati di truffa ai danni dello Stato. Il valore complessivo ammonta a 60.000 euro. Nei guai sono finiti per la maggior parte cittadini stranieri che hanno falsamente dichiarato di risiedere in Italia da almeno 10 anni. È questo uno dei requisiti previsti dalla legge per poter accedere al reddito di cittadinanza. La denuncia è scattata anche nei confronti di italiani sorpresi a lavorare a nero, ma ufficialmente disoccupati e bisognosi di un sostegno economico. Tra i lavoratori titolari di reddito di cittadinanza, i carabinieri hanno scovato il cuoco di un ristorante nel centro storico, un operaio di un'azienda tessile e un manutentore di un impianto sportivo. I dati di ciascun denunciato sono stati incrociati con quelli dell'INPS e degli uffici dell'anagrafe, in modo da avere un quadro completo della reale situazione. Il numero delle denunce potrebbe salire nei prossimi giorni. I carabinieri stanno vagliando le posizioni di altri titolari di reddito di cittadinanza.